Smascaro. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo questa seduta di lavoro del nostro convegno con Mole Napolitano con ritardo pauroso, ma questo non mi trattiene dal dire quanto sia lieto di essere qui a dare inizio alla discussione dei temi che ci impegneranno questa mattina, un convegno frutto delle inesauste capacità organizzative di Camera Cavalli, su cui è inutile nemmeno soffermarsi, e un convegno che cade, secondo i miei calcoli, a distanza di 30 anni dall'inizio di quella serie eroica di campagne del progetto CUME che qualcuno ancora dei presenti ha vissuto fino dall'inizio. 30 anni sono una generazione umana e difatti è una nuova generazione quella che oggi è impegnata nelle ricerche sul territorio e nelle indagini a Puma e nell'area Flegrea. Ed è un motivo di particolare soddisfazione constatare che molte delle persone che oggi dirigono queste ricerche sono i nostri allievi, nostri intendo di tutti quelli che hanno cominciato nelle varie università queste ricerche, e mentre molti altri sono attivi nelle diverse branche delle strutture che sono incaricate della tutela del territorio. Uso questa espressione perché non sono più sicuro di padroneggiare la nomenclatura del nostro ministero e alle strutture alle quali dobbiamo un panorama anche di ricerche straordinarie di cui abbiamo già cominciato a sentire